sotto il cielo di Monte Carlo, stasera avremo le uova, non delle uova a caso, avremo le uova che arrivano dalla Garfagnana. Mi fa un chicchirichì? Chicchirichì! Un bel chicchirichì, lo rifaccia. Chicchirichì! Le uova della Garfagnana. Mi fa un bel coccodè, signora? Coccodè, c'ho le galline. Ce l'ha lei le galline? Sì, c'è anche il gallo. E il gallo è lui, chicchirichì, vai. Chicchirichì! Più forte. Chicchirichì! Chicchirichì! Le uova della Garfagnana stasera al salotto del vino e del verde. Andiamo, andiamo a scoprire. Bollicine d'acqua. Sotto il cielo di Monte Carlo va di scena l'antipasto. Eccola qua la nostra Chiara del ristorante La Torre. Buonasera a tutti. Benvenuta. Hai Ciao. Messo gli uomini a lavorare? Certo, noi sai, siamo un ristorante al femminile. E quindi gli uomini... Noi e il nostro bravissimo collaboratore Filippo Pucci. Bene, che cosa state preparando come antipasto? Come antipasto uno abbiamo il tema le uova, quindi ci siamo sbizzarriti con preparazioni che avessero dentro le uova, lo sformatino di zucchini col fiore di zucca fritto e una salsa olandese al dragoncello. Ah, che gli dà quindi un po' di piccantezza. No, piccantezza non tanto, c'è un po' di limone, un po' di aroma. Ah, un po' di aroma. Perfetto, bene, molto bene. No, okay. Voglio dire lui, ma scusa, è tanto una cosa, è vero che tra poco ti sposi? Sì, ma non va detto. No, non diciamo. No, anche perché no, il fuso è fidanzato via televisione e forse a Natale si sposa anche il fuso. Ah, la dimostra. Quindi questa è la notizia che diamo. Chardonnay? Chardonnay! Sotto il cielo di Monte Carlo brindiamo col Torello. È il suo nome. Senta, ma è vero... Cin cin, alla salute intanto. Ma è vero che lei ha organizzato la prima festa del vino? Eh sì, sempre lo so. E com'era la prima festa? La? La prima festa del vino, com'era? Io caio, è una vita che io ho fatto sempre quel lavoro. C'era pochi banchi, immagino. No, io lavoravo perché c'avevo le vigne e facevo il vino. Sicché non è che... Lui all'epoca era consigliere comunale in comune, era consigliere comunale e lanciò appunto questa iniziativa, è stato uno dei primi anche espositori, perché all'epoca esponevano, non c'erano le fattorie che ci sono ora. Sì, di che anno si parla? Il primo attestato che ha avuto, lui l'ha avuto nel 1968. Quindi nel periodo della rivoluzione studentesca, in quel periodo è nato questa festa grazie a persone come lei e continua ad andare avanti, allora altrettanti anni di festa del vino, va bene? Cin cin, altrettanti anni. Il primo piatto presentato stasera dal ristorante La Torre è uno sformatino di zucchine con fiore di zucca fritto, quindi un piatto delicato dove troviamo le uova della Garfagnana impiegate in due modi diversi e al quale abbiamo abbinato un vino bianco DOC di Monte Carlo, un vino del 2014 che trova forse in questo momento della stagione il momento migliore in cui può essere bevuto e che comincia ad essere giustamente equilibrato. Un vino fruttato, giustamente sapido, che trova il suo ottimo accompagnamento con il piatto che è stato presentato. Sotto il cielo di Monte Carlo non ci sono solo le uova di gallina, ci sono anche le uova di struzzo, le uova di quaglia e anche le ocarine, cioè le uova di oca. Sto scherzando, è una serata dedicata alle uova e quindi le ocarine, no? Però molto molto bene. Ci fate una cosina per noi? Sotto il cielo di Monte Carlo, una cosina un po' allegra, che ricordi un po' un coccodè. Thank you.
Chardonnay. Sotto il cielo di Monte Carlo una carbonara particolarissima. Perché, Chiara, che hai fatto? Perché praticamente il ripieno della carbonara c'è l'uovo col formaggio e dentro il raviolo. Sopra verrà messa una cremina fatta con la gota di un nostro amico giù di Antracoli, Luca, e un pochino di zucchino verde per dargli un pochino di freschezza e un altro pochino di gota però croccante. Ah, la croccantezza. Abbiamo l'acquolina in bocca, ma com'è brava la nostra Chiara. Brava, bello. L'idea di metterla dentro è eccezionale. La ricetta, questa è una ricetta del babbo di Elisabetta, Giampiero, il nostro compianto Giampiero Gemignani del ristorante Solferino di Lucca. Evviva! Che ce l'ha tramandata. E così rimane sempre con noi, perché le ricette, la cosa bella è che si tramandano di nonna in figlia e così via, di ristoratore, e in questo caso proprio da babbo a figlia, perché vogliamo salutare la Betty, che è la tua collega al ristorante La Torre, che è rimasta là a lavorare. Dopo spero che faccia in tempo a arrivare per salutare tutti. Bene, grazie. Bene, che vadano questi ravioli! Il secondo piatto presentato è un raviolo alla carbonara, un piatto complesso preparato a mano dalla maestria di Chiara e Betty del ristorante La Torre, e lo abbiamo abbinato con un vino proprio della fattoria La Torre, che quindi si produce nella stessa zona. È un ottimo vino, 50% Viognier, 50% Vermentino, che presenta, oltre la struttura del Viognier, che lo rende quindi un vino corposo, i profumi classici del Vermentino, e quindi possiamo avvertire anche sia al naso che in bocca una certa sapidità di questo vino. È ottimo compagno del raviolo, che presenta una tendenza dolce sia nella pasta fresca fatta a mano sia nel ripieno all'uovo. Questa sapidità bilancia ed equilibra il tutto. Sotto il cielo di Monte Carlo si impiatta il secondo. Chiara, che cos'è? Ripieno. Che cos'è? Abbiamo fatto un coniglio ripieno alla lucchese. Cioè con niente dentro. Esatto, perché si risparmia. E quindi c'è la mortadella, un pochino, il coniglio disossato e una frittatina alle erbe aromatiche. Spettacolo. Per continuare il tema dell'uovo, naturalmente. Patate, naturalmente. Patate alle erbe aromatiche. Patate semplicissime al forno con olio extravergine. Bello anche il colore del piatto. Una cosa che si può facilmente anche rifare. Basta farsi disossare il coniglio dal macellaio. Poi uno lo batte un pochino, ci mette un po' di sale e pepe, delle fette della mortadella, fa delle frittatine con delle erbe aromatiche, arrotola e lega. E si cuoce in forno con un pochino di aroma, e noi l'abbiamo bagnato poi con il vermentino della nostra fattoria. E poi messo a raffreddare, tagliato e servito nuovamente. Spettacolo di piatto, facile anche da rifarsi a casa. Sì, brava sì, Chiara, sì. Brava. Grazie. Il terzo piatto proposto dal ristorante La Torre era un coniglio ripieno alla lucchese, quindi farcito con prosciutto cotto e uovo. In abbinamento abbiamo proposto due vini rossi, quindi anche un simpatico confronto. Un Monte Carlo rosso DOC dell'azienda agricola Anna Maria Selmi e invece un rosso a base Petit Verdot della fattoria La Torre. Due vini completamente diversi, uno classico, diciamo così, e uno invece innovativo con affinamento in barrique. È stato un confronto sicuramente interessante. A chiusura della serata, il ristorante La Torre ha proposto un dolce, quindi una meringa con crema chantilly e salsa di more. In abbinamento di questo dolce, l'azienda agricola Anna Maria Selmi ha proposto un vinsanto tradizionale del 2009, un vino veramente interessante. Bisogna dire che anche il vinsanto a Monte Carlo è una DOC, quindi una denominazione di origine controllata, a base di uvo trebbiano, fatto proprio come si faceva una volta. È un vino ricco di profumi, ricorda il dattero, ricorda il fico secco, ricorda una serie di frutta matura, ma soprattutto ricorda miele di castagno. In bocca è piacevolmente dolce, non eccessivo, equilibrato sicuramente, un vino che può dare ancora molto nel tempo e che non ci finirà mai di stupire. Sotto il cielo di Monte Carlo incontriamo Marco Bellentani, giornalista enogastronomico. Una bella serata con vini di eccellenza, anche se la barrique, eh?
Vabbè, questa è una mia fissa, ma è una mia fissa non per una critica ai vini Monte Carlo, ma per un'opportunità, ovvero di eliminare la barrique, diciamo proprio estremo, per dare più spazio alla vocazione, alla territorialità della DOC di Monte Carlo, che secondo me in certe aziende ha una qualità eccezionale. Ecco, tu che giri l'Italia, che conosci le cose anche del vino, come vedi questo francobollo rispetto al mondo del vino di Monte Carlo? È in una situazione di crescita, di stasi, si sta facendo una bella riqualificazione, come lo vedi? Il lavoro che stanno facendo a Monte Carlo è unico, a livello sia di turismo del vino e anche aziende che cercano comunque di realizzare un prodotto che piaccia ma che sia anche vendibile, bus che vengono da Firenze, da Pisa, dopo i tour operator che vengono qua a assaggiare il vino di Monte Carlo. Non è facile, abbiamo in certi mesi più stranieri a Monte Carlo che in Versilia, e questo è un grande merito dell'amministrazione e dei vignaioli di Monte Carlo. E per quanto riguarda il discorso del francobollo, secondo me il vino è un francobollo, cioè il vino deve essere del territorio, il vino deve essere una vocazione, un mix di terroir, di aria, di pioggia, di passione che c'è in un territorio, quindi deve venire da lì, è per questo che io ho fatto il discorso da barrique. Ma poi veramente qui a Monte Carlo si trova tutto, cioè abbiamo finito con un vin santo da urlo, io non sono un sommelier, insomma, mi è piaciuto, cioè una cosa incredibile, che ne dici? Beh, quei vini che dopo vai a letto e godi e poi dopo aver goduto si può anche andare definitivo a letto. Bollicine? D'acqua. Sotto il cielo di Monte Carlo incontriamo Graziano Salvadori con la sua prole. La mia prole, Paolo e Luca. Ok. E sei stato bene stasera? Benissimo, come sempre con te. Io è già il secondo anno che vengo. Ti ho ripetuto prima che vorrei venire, il terzo, sì. E ribadisco adesso che vorrei veramente esserci. Ho capito, allora il primo anno sei venuto con la moglie, il secondo anno con i figli, domani, il prossimo anno arrivi con la suocera, il cognato, no? Ritornerò con i figli perché sono più grandi. Certo. Però... anche con un altro figlio. No, per esempio, sì, un altro figlio, Nicky Giustini. Nicky. Lo portiamo. Nicky è un fratello, con il fratello Nicky Giustini. Abbiamo la famiglia al completo, quindi moglie, figli e fratello. E fratello, Nicky Giustini. È bellissimo. Prossimamente con Virgì? Prossimamente io la con serata Virgì. Era dedicata all'uovo, infatti. Io l'uovo, lo sapevo, Venite con Virgì, una bellissima parte, tra l'altro, regalata da Nicky, come ho detto prima, con Michela Ramazzotti e con la sorella della... Ma lo sai che quest'inverno a Viareggio, mentre facevamo l'aperitivo del carnevale, Virzì ha girato delle scene, sì, di quel film proprio in passeggiata durante l'inverno. E allora ti dirò che io dovevo essere in quelle scene lì anche, girate alla Seven Apple. Quelle sono state girate a febbraio lì al carnevale. Poi in estate sono stato girato al Seven Apple. Io avevo dei problemi perché mi ero fatto un'ernia inguinale e non potevo esserci, per cui ho saltato due scene lì, ma le ho riprese poi a Roma da un'altra parte. Bene. Quindi è stato un pochino una cosa... Sotto il cielo di Monte Carlo anteprime io sul nuovo film di Virzì con Graziano Salvadori. Voi che dite, va bene? Sì. Tutto bene? Sì. Biondi le fatti, biondi. Sì, sì. Insomma, no, guarda il babbo. No, è il babbo. Quale babbo? Dov'è il babbo? Dov'è il babbo dei bambini? Bollicine? D'acqua. Allora la ricetta dice questa: prendete una tripola, tritatela bene con un po' di cespone, di scapezzo e di parracchio. Prendete nota, soffriggetela bene in una pacchiona di borbonchia col manico di fazzone. Al soffritto aggiungete una scialobba ben matura e condite con 50 g di petecchi, 100 g di scapezzo e un po' di pistolotto caldo, completate con un pizzico, non più di un pizzico perché sennò vi impazzisce, di spetazzone che troverete facilmente dal catasbinco sotto casa. E già che ci siete dal catasbinco, fatevi dare anche un etto scarso di scarbocchio fuso per insaporire, che andrete ad aggiungere all'impasto, che poi mescolerete bene per circa 6 ore, non più di più, perché altrimenti vi impazzisce. Poi
versate lentamente in un colpo solo il tutto su cattiglioni che avete avuto cura di mettere in un piantone ben unto di slamacchio strizzato con mezzetto di arcisotta grattugiata, dopodiché lasciate cuocere per qualche secondo scarso e servite in tavola ben caldo ma quasi freddo. Ah, dunque, se per caso mentre lo servite vi dovesse cadere per terra, non vi preoccupate, perché la tripola fa mappa con il pavimento, si consolida e quando è fredda, con un centrino di pizzo sopra e una pianta di fiori, ci fa un tavolino che fa la sua bella porca figura. Grazie! Grazie! Bene. L'urlo del vino? Ah! 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 L'urlo del vino. Scusa, puoi fare per noi TV sotto il cielo di Monte Carlo l'urlo del vino? Viva il vino! Scusi, sorry. L'urlo del vino. No, com'è l'urlo, l'urlo del vino? Ho bevuto la birra. Però, l'urlo della birra. L'urlo del vino. Oh! 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 Bellissimo. Ah! Vabbè. L'urlo del vino. Ah! L'urlo del vino. Wow! L'urlo del vino. Oh! Sotto il cielo di Monte Carlo a mezzanotte e un quarto succede anche questo. Incontriamo un signore vestito in questo modo e gli chiediamo l'urlo del vino. Ma era un fischio. Ah! Sotto il cielo di Monte Carlo l'urlo del vino. Ah! Sotto il cielo di Monte Carlo l'urlo del vino. Brindisi no la 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 la. 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 Merlo! Ah! Addio mia bella Napoli. Una cosa di questo genere. Ah! Così, ah! Lei invece... Ah, il vino. Che vergogna. Sotto il cielo di Monte Carlo ci siamo con noi! L'urlo del vino! Oh!